Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questa prima puntata di Impara l'inglese cantando. Quest'oggi con Federica, che Ciao. Abbiamo qua. Ciao Federica. Ciao. Che è un'insegnante di inglese della scuola GF Montinform di Montichiari. Inizieremo a studiare qualche canzone inglese, partendo da quelle più semplici, per poterlo imparare. Allora Federica, qual è la canzone di oggi? Oggi vediamo Help dei Beatles, gruppo per eccellenza inglese, ormai famosi in tutto il mondo. Allora, Help, vediamo il ritornello insieme. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground, won't you please, please help me. Adesso vogliamo sapere che cosa vuol dire. Allora, aiutami se puoi, mi sento giù. Ed apprezzo molto che tu sia nei paraggi. Aiutami a tornare con i piedi per terra. Vuoi per favore, aiutami. Allora, diciamo che l'inglese dei Beatles è un inglese molto, molto, molto semplice. Esattamente, sì. È molto British, possiamo dire. Ok. C'è qualche curiosità anche grammaticale che noi possiamo prendere da questo pezzo di ritornello di Help? Soprattutto in questo pezzo possiamo vedere dei modi di dire tipici inglesi, come ad esempio I'm feeling down, che letteralmente vorrebbe dire mi sento giù, quindi è proprio un modo di dire loro per dire sono triste, oppure questo molto particolare get my feet back on the ground, che vuol dire portare i propri piedi sulla terra, quindi potremmo tradurlo nel nostro modo di dire avere i piedi per terra, quindi sì. Essere, tornare un po' alla realtà delle cose. E un'altra cosa che possiamo vedere ad esempio sono dei tempi verbali tipici inglese come il present continuous. In questo I'm feeling down è un present continuous, come per dire mi sto sentendo così proprio in questo preciso momento. Present continuous che si utilizza nel momento in cui si sta svolgendo proprio l'azione. Esattamente, esattamente. Ed è una... Vediamo anche come viene formato. Certo, viene formato con il soggetto, vediamo il verbo essere e il verbo nella forma continuous, quindi con ling, una delle tipiche forme della lingua inglese che ogni volta ci frega quando dobbiamo parlare, lo so. Esatto. Non è semplice sempre questo. Perfetto, e quindi ricantaci o rileggici un pochino questo breve pezzettino. Vediamo. Lo rileggo. Help me if you can, I'm feeling down. Quindi questo era il fatto di sentirsi giù. Esattamente. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Volevo farti notare anche questo, Alicia. I do appreciate. Normalmente nella forma affermativa non si vede mai il do come ausiliare. I do, esatto. Semplicemente I appreciate. Esattamente. In questo caso vuole veramente sottolineare quanto stia apprezzando il fatto che questa persona sia con lui, sia vicino a lui. Quindi una sorta di rafforzativo. Esattamente, esatto. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Abbiamo anche qualche curiosità da aggiungere rispetto a quanto riguarda la contestualizzazione? Certo, allora possiamo aggiungere anche il fatto che questa canzone sia stata scritta proprio da Lennon e McCartney insieme. Sappiamo che erano i due grandi scrittori dei Beatles, in un momento veramente in cui erano distrutti, stanchissimi, infatti chiedono aiuto. Si sono ritrovato tutto questo po' di successo, possiamo dire, si sono ritrovati un po' spaesati e quindi hanno proprio fatto questa richiesta di aiuto. Si sono chiusi nella casa di Lennon a Kenwood e da lì in un giro di poco tempo hanno scritto questa canzone. Perfetto, allora io saluto tutti i nostri video ascoltatori per questa prima puntata e a te il saluto lo lascerei fare in inglese. So, let's see us the next time and have a good day. Yeah. Bye!